della pandemia abbiamo cominciato in ritardo, ma ci salutiamo oggi fino alla prima settimana di agosto, se non sbaglio il giovedì 6 agosto, ci rivedremo per leggere il canto 15. Leggiamo quindi oggi il 14° dell'Inferno, come facciamo di solito, lo leggo tutto di seguito, spiego. E durante la spiegazione faremo una pausa di 5 minuti, durante la quale vi prego di inviare eventuali dubbi alla chat, per cui io mi guardo le vostre domande e quando riprendiamo cerco di rispondere. Se qualcuno di voi ha ancora il microfono acceso, vi prego di spegnerlo così non entrano i rumori di ambiente e invece le telecamere, se vi va, potete tenerle accese. Qualcuno sta domandando sulla chat quando si riprendono. Il primo giovedì di agosto riprendiamo la lettura, eh? Se non sbaglio è giovedì 6 agosto. Allora, leggiamo. Poiché la carità del natio loco mi strinse, raunai le fronde sparte e rendelle a colui che era già fioco. Indi venimmo al fine, ove si parte lo secondo giron dal terzo e dove si vede di giustizia orribile arte. A ben manifestar le cose nove, dico che arrivammo ad una landa che dal suo letto ogni pianta rimuove. La dolorosa selva le ghirlanda intorno come il fosso tristo ad essa, quivi fermammo i passi a randa randa. Lo spazio era un'arida, arida e spesa, non da, spessa non d'altra foggia fatta che colei che fu dai piedi Catongia soppressa. O vendetta di Dio, quanto tu dei esser temuta da ciascun che legge ciò che fu manifesto agli occhi miei. D'anime nude vidi molte gregge che piangean tutte assai miseramente e parea posta loro diversa legge. Supingia c'è in terra alcuna gente, alcuna si sedea tutta raccolta e altra andava continuamente. Quella che givi intorno era più molta, quella men che giacea al tormento, ma più al duolo avea la lingua sciolta. Sovrattutto il sabbion, d'un cader lento, piovean di fuoco dilatate falde, come di neve in Alpe senza vento. Quale Alessandro in quelle parti caldi d'India vide sopra il suo stuolo fiamme caderi fino a terra salde, perché i provvide a scalpitar lo suolo con le sue schiere a ciò che lo vapore mai si stingueva mentre che era solo, tale scendeva l'eternale ardore, onde l'arena s'accendea com'esca sotto focile a doppiarlo dolore. Senza riposo mai era la tresca delle misere mani, or quindi or quinci, e scotendo da sé l'arsura fresca. Incominciai, maestro, tu che vinci tutte le cose, fuorché demon duri, che all'entrar della porta incontro uscinci. Chi è quel grande che non par che curi lo incendio e giace dispettoso e torto, sicché la pioggia non par che il marturi? E quel medesimo che si fu accorto chi domandava in educa di lui, gridò: qual io fui vivo tal son morto, se Giove stanchi il suo fabbro da cui crucciato prese la folgore acuta onde l'ultimo dì percosso fui, o se li stanchi gli altri ammuta ammuti il mongivello alla focina negra, chiamando buon vulcano, aiuta, aiuta, siccome il fece alla pugna di Flegra, e messa Etti con tutta sua forza, non ne potrebbe avere vendetta allegra. Allora il duca mio parlò di forza tanto chi non l'avea sì forte udito, o Capaneo, in ciò che non s'ammorza la tua superbia, se tu più punito, nullo martiro, fuorché la tua rabbia, sarebbe al tuo furor dolor compito. Poi si rivolse a me con miglior labbia, dicendo: poi fu lunghi sette regi che assisser Tebe,
ed ebbe par che li abbia di un disdegno e poco par che in pregi. Ma come io dissi lui, i suoi dispetti sono al suo petto assai debiti fregi. Or mi vien dietro, guarda che non metti ancor li piedi nell'arena siccia, ma sempre al bosco tieni i piedi stretti. Tacendo divenimmo la vespiccia fuor della selva un picciol fiumicello, lo cui rossore ancor mi raccapriccia. Quale del bulicame esce ruscello che parton poi tra l'orle peccatrici, tal per l'arena giù in gira quello. Lo fondo suo e ambo le pendici fatte eran pietra e margini dal lato, perché io mi accorsi che il passo era lici. Tra tutto l'altro tutto dimostrato, poscia che non entrammo per la porta lo cui sogliare a nessuno è negato, cosa non fu dai tuoi occhi sporta notabile come il presente rio che sovra sé tutte fiammelle ammorta. Queste parole fuor del duca mio, perch'io il pregai che mi largissi il pasto di cui largito mi avea il disio. In mezzo mar si è d'un paese guasto, disse egli allora, e s'appella Creta, sotto il cui regge fu già il mondo casto. Una montagna vecchia già fu lieta d'acque di fonde, che si chiamò Ida, ora è deserta come cosa vieta. Rea la scelse già per cuna fida del suo figliolo e per celarlo meglio quando piangea mi facea far le grida. Dentro dal monte sta dritto un gran veglio che tien volte le spalle inverdammiata e Roma guarda come suo speglio. La sua testa è di fino oro formata e puro argento son le braccia e il petto, poi è di rame fino alla forcata. Da indi in giuso è tutto ferro eletto, salvo che il destro piede è terracotta e sta in sul quel più che in sull'altro eretto. Ciascuna parte fuor che l'oro è rotta d'una fessura che lagrime gocce, le quali accolte foran quella grotta. Lor corso in questa valle si diroccia, fanno acheronte stige flegetonta, poi sen van giù per questa stretta doccia. Infin, laove più non si dismonta, fanno cocito, e qual sia quello stagno tu lo vedrai, però qui non si conta. E io a lui, se il presente rigagno si deriva così dal nostro mondo, perché ci appar pura questo rigagno? Ed egli a me, tu sai che il loco è tondo, e tutto che tu sia venuto molto, pura sinistra, giù calando al fondo, non s'ancor che tutto il cerchio volto, perché se cosa n'apparisse nova, non dea dur maraviglia il tuo volto. E io ancor, maestro, ove si trova flegetonte le te, che le d'un taci e l'altro dite si fa desta piova? In tutte tue question certo mi piace, rispose, ma il bollor dell'acqua rossa dovea ben solverlo una che ti faci. E te vedrai, ma fuori di questa fossa, là dove vanno l'anime a lavarsi quando la colpa pentita è rimossa. Poi disse, ormai è tempo da scostarsi dal bosco, a che di retro a me venni. Li margini fan via che non suonarsi, e sopra loro ogni vapor si spegne. Allora, scusate, ho una chat. Bene, vi ricordate che il canto tredicesimo che abbiamo letto la settimana scorsa, dove Dante ha trovato in questa selva disperata dei violenti contro se stessi, non solo l'anima dentro l'albero che è Pier della Vigna, ma anche un arbuscello che viene danneggiato dalle cagne che perseguitano gli scialacquatori. È l'anima di un suicida fiorentino anonimo, di cui non sappiamo appunto l'identità, che alla fine del, no, anzi, in mezzo al discorso, prima ancora di presentarsi,
aveva chiesto a Dante e Virgilio di raccogliere i rami che erano stati dispersi da questa lite dentro la quale era stato involontariamente coinvolto e di metterle vicino al suo proprio corpo arboreo. Avevamo notato, vi ricordate, che parte del contrappasso di queste anime sembra di essere aggiunto ovviamente al corpo degradato vegetale che avranno in eterno, e questo amore che è in contrasto con la violenza che hanno esercitato contro il proprio corpo in vita, hanno invece verso i corpi vegetali che hanno adesso, no? Avevamo notato che Pier della Vigna aveva giurato per le radici di quell'albero come della cosa più amata, e che quest'albero appunto sembra di soffrire di avere i rami dispersi. E quindi questo canto si apre appunto narrando come Dante, oppresso dalla carità per il luogo nativo, poiché la carità del natio loco mi strinse, essendo fiorentino anche lui, raunai le fronde sparte, quindi Dante raccoglie le fronde che aveva perso quest'albero e rendelli a colui che era già fioco, e le restituì, dice Dante, a quello che si era già indebolito, quindi non poteva più parlare. Indi venimmo al fine, ove si parte lo secondo giron dal terzo. Quindi Dante e Virgilio arrivano al limite tra la selva dei violenti contro se stessi e invece il secondo girone, quello dei violenti, il limite, il secondo girone era appunto la selva. Vi ricordate che il primo girone era il fiume di sangue bollente dentro il quale sono puniti i violenti contro il prossimo, e Dante e Virgilio arrivano al bordo della selva, dopo il quale c'è l'orripil sabione che ha annunciato Virgilio il canto scorso. Ricordate che all'inizio del tredicesimo Virgilio aveva detto: sappi che sei qua nel secondo girone e lo sarai finché tu non arriverai all'orribile sabione, che chiaramente, secondo l'esposizione del canto undicesimo, sappiamo ospita i violenti contro Dio, quindi la zona più terribile, perché appunto ospita i più gravi dei violenti, di questi peccatori del settimo cerchio, che a differenza, ricordate, dei violenti contro il prossimo e contro se stessi, che potevano manifestarsi in violenza contro la propria persona o contro le proprie cose, nel caso dei violenti contro Dio, richiamando il solito tre numero della Trinità, i casi possono essere tre, perché, come Virgilio ha spiegato, dentro questo terzo girone, di cui cominciamo a parlare oggi, ma parleremo abbastanza a lungo, Dante vedrà violenti contro Dio nella persona, cioè i blasfemi, di cui oggi conosceremo un emblematico personaggio, e anche tra quelli che hanno fatto violenza contro Dio nelle sue cose, i sodomiti, quelli che agirono con violenza contro natura, e gli usurai, che fecero violenza contro l'arte, nipote di Dio, secondo la spiegazione che diede Virgilio poco fa e che noi abbiamo letto nel canto undicesimo. Bene? Allora, Dante e Virgilio arrivano a questo bordo tra il secondo e il terzo girone, dove si vede, dice il Dante scrittore, di giustizia orribile arte, orribile arte di giustizia, quindi una punizione ancora più tremenda di quella che hanno appena visto.
a ben manifestare le cose nuove, dico che arriviamo ad una landa che dal suo letto ogni pianta rimuove. Cioè, per dire bene come era questa nuova condizione, dice Dante poeta, dico che io e Virgilio arriviamo ad una superficie, una pianura, che noi sappiamo che è piena di sabbia dal canto scorso, che rimuove ogni pianta dal suo letto. E quindi la primissima caratterizzazione che abbiamo di questo ultimo paesaggio del settimo cerchio è la sterilità, cioè il fatto che in questo suolo di sabbia non può crescere alcuna pianta. E chiaramente la sterilità sarà in particolar rapporto con il peccato della sodomia, la cui descrizione occuperà il canto quindicesimo, ma è sempre lo stesso paesaggio nel quale diciamo, dimorano eternamente tutti i dannati che fecero violenza contro Dio. Al verso nono, Dante descrive il carattere concentrico di questi tre gironi, la dolorosa selva, le ghirnalda intorno, cioè tutto attorno a questo sabbione sterile è la selva dei suicidi, e come il fosso tristo ad essa, cioè come il fosso di sangue bollente dove erano i violenti contro il prossimo, faceva da ghirlanda alla selva. Quindi sono tre cerchi di diametro progressivamente inferiore uno attorno all'altro. Quivi fermammo i passi a randa randa. Quindi, quivi, cioè quando arrivammo al bordo del sabbione, ancora nella selva, io e Virgilio, dice Dante, fermammo i passi rasenti, quindi proprio nel limite con la sabbia, che, come adesso racconterà, è molto calda, perciò Dante e Virgilio non osano calpestarla. Verso 13, lo spazio era un'arena arida e spessa, non d'altra foggia fatta che colei che fu da piè di Caton già soppressa. Cioè, tutta questa spiaggia era una sabbia arida e spessa, fatta nello stesso modo in cui era fatta la sabbia del deserto della Libia, che da ciò che racconta Lucano nella Farsalia, Caton aveva già calpestato andando verso Numidia. E quindi un primo riferimento in questo canto, che sarà pieno di allusioni alla mitologia greco-latina, in questo caso alla storia pagana, che appunto viene molto ben inclusa in questo episodio dentro l'ottica cristiana. Qualcuno domanda? Siamo nel canto 14, versi adesso 16 e seguenti. Quando Dante, il Dante scrittore, ricorda questa sabbia calda, che rassomiglia a quello del deserto della Libia, come scrittore esclama al verso 16: O vendetta di Dio, quanto tu devi essere temuta da ciascun che legge ciò che fu manifesto agli occhi miei. Allora, o giustizia divina, vendetta di Dio, quanto devi essere temuta da ogni lettore, da ognuno che sta leggendo quello che davanti ai miei occhi si manifestò. Quindi questo è in qualche modo l'esplicitazione dell'obiettivo morale dell'inferno, che noi lettori ci spaventiamo della giustizia divina e ci comportiamo come Dio comanda. Allora, il verso 16, ma chiaramente un'espressione che prepara il lettore ad assumere
che questo nuovo posto dell'inferno è ancora peggiore rispetto a quelli che ha visto finora. E al verso 19 descrive le anime che, come vedremo tra qualche verso, sono tutte le anime che sono in questo terzo girone dei violenti, di cui poi però Dante come scrittore si occuperà pian pianino nei prossimi tre canti. Ma adesso li vediamo tutti insieme in uno sguardo proprio generico. Allora, verso 19. D'anime nude vidi molte gregge, quindi vidi molti gruppi di anime nude che piangevano tutte assai miseramente, quindi tutte avevano in comune un pianto molto triste e parea posta loro diversa legge, ma sembravano di avere punizioni diverse. E quindi noi possiamo intuire, memori del canto undicesimo, che si tratta di peccatori che fecero violenza contro Dio in diverso modo, perché altrimenti avrebbero tutti la stessa punizione. Quindi hanno in comune questo paesaggio, questa arena, questa sabbia calda. Adesso vedremo perché si mantiene sempre calda la sabbia, non l'ha ancora detto Dante, ma evidentemente, avendo, così come suicidi e sciallacuatori condividevano la selva del tredicesimo canto, ma alcuni erano diventati alberi, altri invece erano percorsi dalle cagne, e sbranate dalle cagne. Beh, anche qua tutti i violenti contro Dio condividono lo stesso paesaggio, però sono in posizioni e atteggiamenti diversi a seconda del peccato che hanno fatto. Quindi adesso al verso 22 Dante spiega quali era questa legge diversa a cui erano sottoposti diversi dannati. Supingia c'è in terra alcuna gente, cioè parte dei dannati che erano lì erano sdraiati supini per terra, e questi vedremo che sono i blasfemi. Alcuna si sedea tutta raccolta, cioè alcuni erano seduti tutti rannicchiati, questi li vedremo per ultimi, sono gli usurai, e altra andava continuamente, cioè è quelli che si muovevano in continuazione, sono i sodomiti, di cui ci occuperemo quando torneremo dalle vacanze d'inverno, nella lettura del canto quindicesimo. Non a caso i sodomiti si macchiarono di un peccato di matrice erotica, e quindi, come tutti i peccati di questo genere, sia nell'inferno che nel purgatorio, la loro punizione è caratterizzata dal movimento costante. Quindi questi non si possono fermare un attimo, come si spiegherà nel canto quindicesimo. E al verso 25, quella che giva intorno era più molta, quindi i sodomiti erano quelli più numerosi, e quella men che giace al tormento, ma più al duolo, aveva la lingua sciolta. Ed erano molti in meno quelli che erano sdraiati giacendo al tormento non solo della sabbia calda, ma come vedremo anche dei fuochi che cadono, ma erano pochi, ma avevano la lingua più sciolta di fronte al dolore, quindi si lamentavano più fortemente, in qualche modo continuando l'atteggiamento che ebbero in terra, perché questi sono appunto i blasfemi, quindi ebbero la lingua sciolta anche in vita contro la Deità. Soprattutto il sabion d'un cader lento piovean di fuoco dilatate falde come di neve in Alpe senza vento. Allora, soprattutto questo sabbione caldo, con una caduta lenta, piovevano falde dilatate di fuoco, quindi fiamme anziché neve, ma con la stessa velocità che ha
In Alpi, in montagna, la neve quando non c'è vento. Quindi anche questa, diciamo, questa similitudine per opposizione, perché chiaramente noi siamo abituati che le precipitazioni siano di neve e di pioggia, in questo caso quello che cade è fuoco. Intanto ricorda il fuoco di Sodoma, la città biblica, diciamo è significativa dell'opposizione tra le precipitazioni che di solito portano vitalità in confronto con questa contronatura di fuoco che cade solo per il tormento. E al verso 31 Dante inizia un'analogia, questa presa dal Berto Magno, dal meteora di Alberto Magno, che racconta, riprende un'epistola, dal resto abbastanza inverosimile, secondo cui, ve lo anticipo un attimo così poi interrompiamo di meno, Alessandro Magno, passando con il proprio esercito nell'India, aveva appunto visto falde di fuoco che cadevano in terra e quindi aveva indicato alle truppe di calpestarle affinché non si contagiassero tra di loro, non si unissero, ma finché erano ancora sciolte, isolate. E allora Dante, vedendo nell'inferno questa pioggia di fuoco, ricorda questo passo di Alberto Magno e al verso 31 lo condivide con noi. Quali Alessandro in quelle parti calde dell'India vide sopra il suo stuolo, cioè sopra il proprio esercito, fiamme cadere infino a terra salde, cioè fiamme che cadevano senza spegnersi nell'aria e arrivavano salde fino alla terra, cioè salde è il predicativo delle fiamme, perché provvidi a scalpitarlo suolo con le sue schiere, quindi con le sue truppe provvidi a calpestare il suolo, a ciò che lo vapore mei si stingueva mentre che era solo, affinché il vapore si stinguesse meglio prima di unirsi, e quindi mentre ogni falda era isolata, tale, cioè verso 37, nello stesso modo scendeva l'eternale ardore, nello stesso modo scendeva l'ardore eterno, onde l'arena s'accendea come esca sotto focine, adoppiarlo dolore. Per cui la sabbia si accendeva come esca sotto focile, come insomma la pietra, quando è il principio insomma del fiammifero, per raddoppiando il dolore, quindi faceva non solo questi dannati erano bruciati dai fuochi che cadevano, ma anche ovviamente nei piedi o coloro che sono seduti anche in altre parti del corpo, quelli che sono sdraiati del tutto, perché chiaramente la sabbia è sempre ardente per via della pioggia di fuoco. E quindi, come reazione appunto dei dannati a questa pioggia, al verso 40, senza riposo mai era la tresca delle misere mani, or quindi or quinci scuotendo da sé l'arsura fresca. Cioè, la tresca è una danza, è come dire la tarantella, quindi è un termine chiaramente sarcastico, attraverso il quale Dante rende il movimento costante, senza riposo, delle povere mani che da una parte e dall'altra, or quindi or quinci, cercavano di scuotersi da sé, quindi allontanare l'arsura fresca, questo efficacissimo ossimero che sta indicando che l'ardore era sempre rinnovato, perché cadeva in continuazione sul corpo dei dannati. Allora, scusate un attimo che azzittisco tutti così non sentiamo questo rumore. Grazie, almeno io lo sentivo, non so voi. E allora, al verso 43, Dante
ha visto un personaggio che ha attirato la sua attenzione per via del suo atteggiamento apparentemente sprezzante, la punizione, il fuoco che gli cade sopra, e quindi domanda a Virgilio sulla sua identità, ma usa un vocativo davvero notevole. Verso 43, incominciai. Maestro, tu che vinci tutte le cose, forché i demon duri che all'entrare della porta incontra uscinci. Quindi prima di passare alla domanda che inizia al verso 46, lui si rivolge a Virgilio dicendo tu che vinci tutte le cose, tranne che, e quindi ricorda che eccezionalmente Virgilio è stato sconfitto dai demoni che avevano ostacolato l'ingresso suo e del maestro alla città di Dite. Vi ricordate che nel nono canto dell'Inferno si narra come un esercito di diavoli ingannò Virgilio, chiamandolo da solo a ragionare con loro, lasciando Dante in questa situazione di panico, lontano dal maestro, e avendogli chiuso in faccia la porta della città di Dite, che poi venne invece aperta ai pellegrini dal messo celeste, da quest'angelo che con una piccola verghetta riuscì a spalancarla. Allora, evidentemente se Dante, che non è diciamo un maleducato che vuole chiaramente rinfacciare a Virgilio la sua sconfitta, se lui sta facendo qualche riferimento a questa eccezionale debolezza del maestro, è perché in questo, sembrerebbe, è perché in questo personaggio di cui adesso domanderà probabilmente ha avvertito un atteggiamento simile a quello dei diavoli. E quindi al verso 46 domanda chi è quel grande che non par che curi lo incendio e giace dispettoso e torto, sicché la pioggia non par che il marturi? Allora, chi è quel grande? Su questa parola ci sono diverse interpretazioni. Secondo alcuni Dante si sta riferendo solo alla sua misura fisica, secondo altri, siccome questo personaggio ha la sua fonte nella Tebaide di Stazio, dove questo personaggio viene chiamato magnanimo, Dante starebbe riprendendo quella grandezza d'animo, e anche i verbi, le due occorrenze del verbo parere al verso 46 al 48, par che curi, non par che il marturi, sono stati diversamente interpretati come sembra, cioè sembra che non si curi dell'incendio e giace dispettoso, quindi con un atteggiamento simile a quello di Farinata, no? Che aveva l'inferno in gran dispitto, in modo che la pioggia di fuoco non sembra che lo martirizzi, cioè che lo torturi. Secondo altri, pare, non è sembra, ma apparire, cioè manifesta con grandezza d'animo che non è toccato nell'anima dal fuoco e appare, è evidente che non viene torturato. Cioè, capite che secondo alcuni questo personaggio ha l'aspetto di chi disprezza la condizione infernale, secondo altri veramente non gli nuoce. Bene? Entrambe le interpretazioni, come al solito, sono possibili perché Dante effettivamente usa il verbo parere con entrambi i sensi in diversi contesti. Allora, intanto quello che è indiscutibile è che Dante, tra quelli che sono supini, che sono sdraiati, ha identificato un'anima che ha un atteggiamento
di minor dolore, almeno nell'aspetto, e quindi vuole sapere chi è. E al verso 49, prima che risponda Virgilio, l'anima si rende conto che Dante sta domandando di lui e risponde direttamente, risponde in un modo meraviglioso. E quel medesimo che si fu accorto chi domandava il mio duca di lui, cioè quello stesso che si accorse che io stavo domandando al mio maestro proprio di lui, gridò, già iniziano le grida di questo canto, qual io fui vivo, tal son morto, urla questo. E comincia, sapremo solo nel verso 63 chi è, però i lettori, insomma, della Tebaide lo possono riconoscere subito come Capaneo, perché appunto il suo atteggiamento nell'inferno è molto simile a quello che, secondo Stazio, lui ebbe nella guerra per riconquistare Tebe. Allora, voi sapete probabilmente che Polinice e Teocle, i due figli di Edipo, dopo la tremenda chiusura del regno dei genitori, dovevano contendersi, cioè distribuirsi un anno l'uno il governo di Tebe. Polinice stette ai patti, ma Teocle no, quando era finito il suo turno voleva rimanere nel potere, per cui Polinice, insieme ad altri sei re, perciò erano i sette contro Tebe, come l'opera, assalirono Tebe. E tra questi sei re che aveva radunato Polinice c'era appunto Capaneo, ritratto da Stazio nella Tebaide, che è la fonte di Dante, appunto, come un magnanimo, come dicevamo prima, particolarmente feroce, e che prima della propria morte aveva sfidato Giove, che stancandosi della sua superbia l'aveva fulminato. E quindi qua, così come lui stesso dichiara al verso 51 qual io fui vivo tal son morto, continua a sfidare Giove, il che è davvero notevole, no? Perché chi è nell'inferno chiaramente sa che Giove è uno degli dei falsi e bugiardi di cui parla Virgilio nel Canto della Selva. Il fatto che lui continui a sfidare Giove è indicativo appunto della sua persistenza chiaramente impotente nell'aldilà cristiano, ma è interessante come lui inizi al verso 52 un periodo ipotetico che si va alimentando in crescendo, quasi mostrando la mancata progettazione del discorso che Capaneo, in preda all'ira, va formulando in un modo del tutto iperbolico, e come poi Virgilio invece con le sue parole lo sconfigge subito. Allora, al verso 52, per presentarsi, comincia a dire: se Giove stanchi il suo fabbro, cioè anche se Giove stancasse, quindi facesse lavorare fino alle sue ultime forze, Vulcano, cioè il fabbro, no, di Giove, da cui cruciato prese la folgore acuta onde l'ultimo dì percosso fui, cioè dal quale prese, cruciato, offeso, arrabbiato Giove, la folgore acuta, il raggio con cui sono stato percosso l'ultimo giorno. Quindi anche se Giove chiedesse a Vulcano di fare più raggi, o verso 55, o se li stanchi gli altri
a muta muta in mongibello alla focina negra. Allora, o anche se Giove stancasse gli altri, i ciclopi, che sono quelli che aiutano appunto Vulcano, in mongibello, il vulcano Etna, la focina negra appunto, il vulcano dove fanno le armi, chiamando, e qui prende in giro, no? Buon vulcano, aiuta, aiuta, anche se chiedesse, vedete come l'immagine di Giove di questo discorso è quello intanto di uno che non fa le cose da sé, che ha bisogno di pregare l'aiuto del fabbro, dei ciclopi, quasi con paura di perdere di fronte a un umano come Capaneo, e aggiunge Capaneo, verso 58, siccome il fece alla pugna di Flegra, cioè così come fece durante la gigantomachia, cioè in Flegra dove ci fu la lotta tra i giganti e gli dei dell'Olimpo. E me saetti, anche se mi mandassi una saetta con tutta sua forza, non ne potrebbe avere vendetta allegra. Cioè non potrebbe avere una bella soddisfazione di vedermi arrendermi. E quindi è come se dicesse, lui mi ha fulminato in vita, ma io continuo a sfidarlo anche qua e non gli darò mai soddisfazione. Bene? È un atteggiamento davvero notevole, questo di Capaneo. E quindi Virgilio è probabilmente scocciato anche del fatto che lui non ha fatto in tempo a rispondere a Dante, che questo già subito si è voluto presentare con questa tracotanza. Al verso 60, 61, allora il duca mio parlò di forza tanto chi non l'avea sì forte udito. Quindi Virgilio qua urla in un modo in cui Dante non l'ha mai sentito fare e dice, verso 63, o Capaneo, in ciò che non s'ammorza la tua superbia, sei tu più punito. Nullo martiro fuor che la tua rabbia sarebbe al tuo furor dolor compito. Ciò Capaneo intanto lo nomina per la prima volta. Nel fatto che la tua superbia non diminuisce, non si ammorza, tu sei più punito. Nessun martirio oltre alla tua rabbia, fuori che dalla tua rabbia, sarebbe un dolore adeguato al tuo furore. Cioè, quello che sta dicendo Virgilio è quasi sottinteso. Se tu dici che, o mostri, o cerchi di mostrare, che la sabbia rovente e le falde di fuoco non ti nuociono, la tua punizione è proprio la persistenza nell'atteggiamento rabbioso che hai avuto in vita. Quindi la persistenza di questo è la punizione adeguata al tuo peccato. È un'osservazione molto interessante che probabilmente è utile generalizzare al resto dei dannati, perché infatti alcuni di loro, non tutti, come abbiamo visto per esempio nel caso di Francesca da Rimini, come vedremo più avanti, insomma, in personaggi come Guido da Montefeltro o come lo stesso Ugolino, insomma personaggi in cui persiste l'atteggiamento che ebbero in vita, è quella la loro punizione. Più ancora, quindi una punizione psichica che convive e in occasioni supera il dolore fisico cui sono sottoposte le anime nei loro corpi apparenti. Ed è interessante perché qui c'è una contiguità tra dolore e punizione che, come vedremo alla fine del canto, apparirà di nuovo
nel racconto di Virgilio sull'origine dei fiumi infernali. Quindi torneremo a questo topico tra qualche verso. Dopo aver detto questo, anzi aver urlato questo a Capaneo, Virgilio si rivolge a Dante, verso 67, poi si rivolse a me con miglior labbia dicendo, quindi con aspetto più calmo, dicendo: quei fu l'un di sette reggi che assiser Tebe. Questo la sapevamo già, ed ebbe e par che li abbia di disdegno e poco par che il pregi. Cioè, ed ebbe e sembra che abbia o appare che abbia, di nuovo questo verbo apparire che può essere interpretato in modi diversi, Dio in disdegno. Vedete che qua Virgilio, notevole questo perché Virgilio, che fu pagano in vita, in qualche modo traduce il Giove del verso 51, 52 in Dio, il solo Dio cristiano, che è lo stesso che disprezzò Capaneo disprezzando Giove. Quindi vedete che è interessante il fatto che il primo violento contro Dio che parla con Dante è un pagano la cui violenza fu contro una deità pagana. Ma nel solito integralismo di Dante è punito insieme ai blasfemi che furono chiaramente violenti contro il vero Dio secondo Dante, vero? Quindi è interessante questo perché in qualche modo ci indica che anche i peccati apparentemente cristiani, come potrebbe essere la violenza contro Dio, non solo esistettero dopo il cristianesimo, ed esistono tuttora chiaramente, ma anche prima, perché anche se contro gli dei falsi e bugiardi, l'atteggiamento contro la deità è esattamente lo stesso che lui persiste nell'avere nei confronti di Giove, unificato da Virgilio come Dio, e Dio che a lui ebbe in disdegno, che del resto è lo stesso sintagma che usa il Dante personaggio per riferirsi a Guido Cavalcanti nel decimo dell'Inferno. Vi ricordate quando Cavalcanti padre gli domanda se lui è lì per altezza d'ingegno, dov'è suo figlio, e Dante risponde che non viene da solo, che Virgilio lo sta aspettando per portarlo verso qualcuno o qualcosa, un cui di cui si continua a discutere, vostro Guido ebbe a disdegno. Quindi quando noi abbiamo letto quel canto abbiamo, diciamo, riconosciuto come referente di questo cui la trascendenza, la salvezza, e in questo caso effettivamente l'identità lessicale tra quel passaggio e questo ci permette di cogliere la giustificazione per cui Giove e Dio sono messi da Virgilio sullo stesso piano, perché effettivamente il disdegno della trascendenza, della salvezza, della deità è lo stesso per i pagani che per i cristiani, e infatti sono tutti radunati nello stesso posto dell'inferno. Al verso 71 Virgilio ripete la stessa idea che aveva enunciato contro Capaneo stesso, no? Com'io dissi lui, le dice invece questa volta Dante, com'io dissi a Capaneo, i suoi dispetti sono debiti fregi, quindi adorni meritati assai al suo petto, quindi sono la stessa punizione che sente in lo stesso dispetto che sente in petto e la punizione per il petto che sente i dispetti. Va bene? Se fossimo in un'aula chiederei, si capisce?
lo domando, si capisce, se non si capisce, per favore, durante la pausa scrivete. Allora, dopo aver detto questo, Virgilio esorta Dante a camminare, ma a camminare sempre nel bordo del bosco per non bruciarsi i piedi. Verso 73, or mi vien dietro e guarda che non metti ancora i piedi nell'arena arsiccia. Quindi sta attento a non camminare sulla sabbia ardente, ma sempre al bosco tieni i piedi stretti, mantieni i piedi sempre vicini al bosco. Tacendo divenimmo la vesticcia fuor della selva, un picciol fiumicello, lo cui rossore ancora mi raccapriccia. Allora, noi eravamo in silenzio, camminavamo finché non arriviamo là dove sorge fuori dalla selva un piccolo fiume di un rosso che ancora mi fa rabbrividire, dice Dante, ripetendo questo suono più volte, picciol fiumicello raccapriccia, quasi cercando di dare l'idea sgradevole del ribrezzo che gli causò questo fiume chiaramente di sangue. E al verso 79, quale del bulicame esce ruscello che parton poi tra loro le peccatrici, tal per l'arena giù sen gira quello. Qui Dante fa un paragone con un sorgente di acqua calda che c'è vicino a Viterbo, il bulicame appunto, che è un ruscello che dice dividono poi tra di loro le peccatrici, quindi le prostitute, per lavarsi, nello stesso modo nella sabbia scendeva giù questo ruscello. Probabilmente qualcuno di voi nell'edizione che ha, anziché peccatrici, legge pettatrici. Questo perché effettivamente in alcuni manoscritti risulta pettatrici, che in quel caso vorrebbe dire quelli che pettinano il lino, e quindi cardinatrici, che userebbero appunto questo per filare. Ma le edizioni moderne che oggi seguono il testo critico stabilito da Petrocchi coincidono nell'accettare peccatrici. E al verso 82, lo fondo suo e ambo le pendici fatte eran pietra, quindi il fondo di questo ruscello e tutti e due i bordi e le pendici, quindi tutti insomma la parte del che in qualche modo contiene il liquido, erano di pietra. E i margini dal lato, e c'erano anche due bordi, due margini al lato, anch'esse di pietra, perché io mi accorsi che il passo era lici, per cui Dante si rende conto che per attraversare la sabbia rovente bisognava camminare sulla pietra, per non bruciarsi. E infatti più avanti vedremo che il vapore che esala questo sangue bollente spegne le fiamme che cadono, per cui Dante e Virgilio possono attraversare senza essere bruciati nemmeno dalla pioggia di fuoco. Allora, siccome al verso 85 inizia un discorso molto importante di Virgilio che non c'entra con i dannati, bensì con l'origine dei fiumi, vi propongo di fare la pausa ora, così inviate le vostre domande e alle 3:05 riprendiamo la lettura. Grazie.
mandato, peccatrici o peccatrici, non ho capito, non so se ho capito io bene la domanda. La domanda è se è plurale o singolare, peccatrici o peccatrici, beh, è plurale tra loro le peccatrici, che poi fa rima con pendici e lici, quindi comunque è un paragone, non è che ci siano lì. Dante ricorda questo bulicame, questo fiume, insomma, questa sorgente calda di vicino a Viterbo, dove le prostitute, se seguiamo quella lezione filologica, andavano a lavarsi. E Mirta mi domanda, mi dice che questa pioggia di fuoco le ricorda il racconto Lluvia de Fuego di Lugones, e mi chiede di commentare, ma non sono in grado di commentare, Mirta, perché non mi ricordo di questo, so che esiste, so di averlo letto, ma nella mia preistoria, prima di aver letto Dante, per cui non sono in grado di dire. So che Lugones era chiaramente un lettore assiduo di Dante, lo cita in moltissime occasioni, per cui è probabile che abbia un rapporto con questo episodio, anzi con tutto questo paesaggio, che occupa un episodio di ben quattro canti. Ma essendo la pioggia di fuoco di origine biblica, è anche possibile che l'idea non sia venuta da Dante, ma dalle Sacre Scritture, quindi bisognerebbe leggerlo stando attenti a tutto il contenuto, a tutte le parole che usa Lugones. Grazie del suggerimento, lo leggerò adesso con attenzione dantesca. Allora, del resto sapete che Dante è il classico assolutamente più letto in Argentina, per cui la sua presenza nella letteratura argentina dell'Ottocento e del Novecento è veramente estesissima. Allora, Dante ha visto questo fiumicello che ha i bordi di pietra, si è reso conto che su questi bordi dovranno camminare lui e Virgilio per attraversare il sabbione rovente, e Virgilio al verso 85, che è dove avevamo lasciato, annuncia con solennità: tra tutto l'altro chi t'ho dimostrato, poscia che noi entrammo per la porta lo cui sogliare a nessuno è negato, cosa non fu dagli tuoi occhi scorta notabile come il presente rio che sovra sé tutte fiammelle ammorta. Allora Virgilio dice: fra tutto quello che io ti ho mostrato, dopo aver superato quella porta il cui sogliare, quindi di cui trapassare a nessuno è negato, quindi la porta dell'inferno che è sempre aperta, quindi tra tutto quello che hai visto da quando siamo entrati nel basso mondo, non ci fu niente, non ci fu cosa scorta, cioè intravista dai tuoi occhi, così degno di nota, così notevole come il fiume che stai vedendo, che ammorta, quindi spegne sopra di sé tutte le fiamme. Queste parole fuor del duca mio, quindi queste furono le parole di Virgilio, perch'io, dice Dante, il pregai che mi largissi il pasto di cui largito mi aveva il disio, per cui io gli chiesi di darmi il cibo di cui mi aveva già offerto un assaggio e quindi aveva svegliato la fame, la voglia. Quindi Virgilio domanda: perché, no? Perché questo fiume è la cosa più strana o più notevole di quello che abbiamo visto finora? E quindi al verso 94 inizia la risposta di Virgilio. In mezzo mar siede un paese guasto, disse allora, che s'appella Creta,
sotto il cui regge fu già il mondo casto. Allora, Dante, riprendendo parole dell'Eneide, dice che in mezzo al mare, infatti nell'Eneide si racconta che i troiani sbarcarono in quest'isola di Creta e lì vi scoppiò una peste, una pestilenza terribile. Perciò dice qua Virgilio, in mezzo al mare c'è un paese rovinato, guasto, che si chiama Creta, sotto il cui re Saturno il mondo fu puro, fu casto. Qui Virgilio sta facendo riferimento alla mitica età dell'oro pagana, quando appunto Saturno era re, quindi la cosiddetta anche età era di Saturno, l'età dell'oro, che quando staremo finendo il purgatorio vedremo che viene esplicitamente analogata all'Eden cristiano e quindi al giudeo cristiano, no? al giardino nel quale Eva e Adamo vissero pochissimo tempo, ma casti, felici, puri, senza peccato. Questa analogia, sebbene nel libro sia esplicita molto più avanti, nel canto 28 del Purgatorio, mi sembra interessante anticiparla perché permette anche di capire meglio l'allegoria che adesso farà Virgilio. Allora, c'è Creta, quell'isola nella, che sotto il reggimento, no, il regno di Saturno, il mondo fu puro. Una montagna v'è che già fu lieta d'acque di fronde che si chiamò Ida. Cioè c'è lì una montagna, il monte Ida, anch'esso Dante lo trova nell'Eneide, ma dell'età di Saturno soprattutto prende la descrizione che ne fa Ovidio nel primo libro delle Metamorfosi, che fu ricca di acque di fronde, che era felice perché non si doveva lavorare la terra, era ricca di fonti di acque e di fronde e ovviamente di frutti, ora è deserta come cosa vieta, ora invece è stata abbandonata come qualcosa di vecchio che non serve più. Rea la scelse già per cuna fida del suo figliolo e per celarlo meglio quando piangea vi faceva far le grida. Allora Rea, Cibele, sorella e sposa appunto di Saturno, madre quindi di Giove, sapete che Saturno aveva questa carina abitudine di mangiarsi figli neonati per evitare che lo, insomma, che prendessero loro il potere, ma Rea salvò Giove, bambino, il suo figliolo, del verso 101, e scelse il monte Ida appunto come cuna fida, come culla, no? Come ricovero sicuro per il suo bambino e per nasconderlo meglio quando piangeva chiedeva ai coribanti che cantassero, suonassero per nascondere i vagiti del bambino. Tutto questo, come vediamo, per ora è mitologia pagana. Va bene? Ma adesso al verso 103 Dante mescola in queste parole di Virgilio tutta questa immagine pagana di prima con la Bibbia. Dentro dal monte sta dritto un gran veglio che tien volte le spalle in verdammiata e Roma guarda come suo speglio. Cioè dentro questo monte è eretto in piedi un grande anziano che rivolge le spalle verso Damiata, una città sopra il Nilo, quindi in Egitto, e guarda Roma come chi si guarda allo specchio. Ecco, la descrizione che adesso si farà di questo enorme vecchio
proviene, come vi dicevo, dalla Bibbia. Richiami il sogno di Nabucodonosor che il profeta Daniele riesce ad interpretare e che, come tutte le profezie bibliche, sono state interpretate diversamente, aggiornatesi progressivamente nell'età antica e chiaramente già durante il cristianesimo. Sembrerebbe, d'accordo con l'interpretazione che accoglie Dante di questo sogno, di questo grande uomo fatto di diversi materiali, e che rappresenti, e tornerebbe anche con quello che se ne dice qua, che Dante veda qui il simbolo della civiltà umana, la storia dell'umanità, che si va degradando a poco dall'era di Saturno, che nella concezione di Dante è mitica, ma prefigura, profetica dell'Eden. Unico momento in cui, come si dirà dopo, gli esseri umani non piansero. Allora, al verso 106 inizia appunto questa descrizione che proviene, anche se parzialmente modificata, sempre dal libro di Daniele. La sua testa è di fino oro formata, quindi la testa è fatta di oro fino, il materiale più nobile, chiaramente. E puro argento sono le braccia e il petto, già discendendo dalla testa, l'argento chiaramente è un metallo meno prezioso. Poi di rami fino alla forcata, cioè fin dove si aprono le gambe con la forma della forca. Da Indi in giuso è tutto ferro eletto, dalla forcata in giù, e quindi le gambe sono di ferro puro. Salvo che il destro piede è terracotta, a eccezione del piede destro che è terracotta e sta in su quel più che in sull'altro eretto, ed è si appoggia di più su quel piede di terracotta che sul resto. Allora, come potete immaginare, le interpretazioni allegoriche di questi versi sono tantissime e differiscono tra di loro. Vi invito, come al solito, a vedere sui commenti che potete trovare sulla pagina della Dartmouth Project le diverse interpretazioni. Quella che oggi riscuote di maggior attendibilità è quella secondo cui queste due gambe di diverso materiale sarebbero le due autorità massime del mondo, l'impero e il papato, che verso la fine dell'umanità sono diventate una di loro, quella di terracotta che sembra di simboleggiare la Chiesa, quella su cui cade maggiormente il peso dell'umanità. Perché, come sapete, e avremo modo di parlarne più avanti attraverso quando leggeremo altri canti, per Dante la Chiesa si è assunta ingerenze temporali che non gli spettano. E quindi il mondo o l'umanità è più appoggiato su questo piede che sull'altro, dovrebbe essere equilibratamente appoggiato su impero e papato, senza favorire uno o l'altro. Quindi, intanto, se accettiamo l'interpretazione più accettata, infatti, secondo cui questa è la storia dell'umanità, come dicevamo, la testa d'oro rappresenterebbe l'inizio della storia, quindi il brevissimo ma purissimo momento in cui l'umanità, Eva e Adamo, prima del peccato furono puri e felici, e dopo il peccato l'inizio di una decadenza che arriverebbe ai giorni presenti per Dante. Il fatto che sia vecchio, parla di una concezione dell'umanità, secondo Dante, che sta arrivando alla sua fine. Per Dante, effettivamente, la fine
del mundo era próxima. E al verso 112 voi vi starete chiedendo che c'entra questo Creta, Monte Ida, questo vecchio con il fiume di cui ha promesso Virgilio che avrebbe parlato con Dante. Beh, adesso arriva il rapporto. Verso 112. Ciascuna parte fuorché l'oro è rotta ad una fessura che lacrime goccia, le quali accolte foran questa quella grotta. Allora, ogni parte di questo vecchio, tranne che l'oro, che appunto rappresenta il momento della storia precedente, il peccato originale, è rotta di una fessura, quindi c'è una fessura che attraversa tutto il vecchio, che goccia, destilla lacrime, le quali tutte accolte, riunite, forano, quindi fanno un foro, un buco, quella grotta, la grotta del Monte Ida. Lor corso in questa valle si diroccia. Tutte queste lacrime unite si dirocciano, quindi scendono da roccia in roccia in questa valle dell'inferno. Fanno Acheronte, Stige e Flegetonta. Acheronte e Stige conosciamo già per nome, no? L'Acheronte, il fiume che divide l'antinferno dall'inferno, che Dante ha attraversato in mezzo allo svenimento, per cui non sappiamo come, e che le anime destinate alla dannazione attraversano nella barca di Caronte. Lo Stige, questa palude, anch'essa come Acheronte di origine pagana, dove Dante ha visto gli iracondi, vi ricordate, e Flegetonta, che non è ancora stata nominata, questa è la prima volta che si nomina il fiume Flegetonte. E quindi che sta dicendo Virgilio? Innanzitutto sta dicendo: sono le lacrime di tutta la storia dell'umanità che è rappresentata dal vecchio, quelle che formano i fiumi infernali, anzi il fiume infernale, che acquista diversa materialità man mano che attraversa i cerchi. Ma siccome l'origine è la stessa, si capisce che è uno stesso fiume che va assumendo materia diversa man mano che scende. Allora, si suppone che Virgilio, fin qua, anche se Flegetonte è un nome che non è ancora apparso, sta nominando i fiumi che Dante ha già visto finora. E al verso 117 continua: poi sen van giù per questa stretta doccia, infin là ove più non si dismonta, fanno cocito. Allora, fanno, sono le lacrime, sempre il soggetto, se ne vanno giù attraverso questo canale stretto, infino là dove non si può più scendere, perché il centro dell'universo, il centro del mondo, il centro di gravità, fanno cocito, quindi sta annunciando a Dante e ai lettori che vedremo un altro fiume nel fondo dell'inferno, il cui nome è Cocito. E qual sia quello stagno, tu lo vedrai, però qui non si conta. E siccome tu, dice Dante, dice Virgilio a Dante, avrai modo di vederlo cocito, non ti racconto come è fatto, perché lo vedrai da te. Allora, vi ricordate, io qualche verso fa vi ho detto che era interessante nell'osservazione di Virgilio, che Virgilio fa non solo a Cavaneo, ma ripete anche in terza persona su Cavaneo a Dante, secondo cui il suo stesso atteggiamento è la punizione dell'atteggiamento che è lo stesso, perché lui lo conserva, che ebbe in vita. E io vi avevo detto che questo legame, questa contiguità che c'è tra la punizione, la sofferenza e il peccato, si sarebbe vista anche in rapporto con questo episodio del veglio di Creta, perché effettivamente qui si vede che è
il dolore del mondo, il dolore che tutti gli umani dal peccato originale in poi hanno avuto e le lacrime che tutta l'umanità nella sua storia ha versato sono quelle che formano i fiumi dell'inferno, alcuni dei quali, come abbiamo visto nel caso della palude Stigia di Flegetonte, come adesso spiegherà Virgilio, e anche di Cocito, sono punizione. E quindi lo stesso dolore causato dal peccato è la stessa punizione di alcuni dei dannati. È molto importante questo perché più avanti, quasi alla fine del canto, Virgilio si riferirà a un altro fiume, il Leteo, che è il fiume dell'oblio, e si riferirà in un modo che ci permetterà di arricchire questa interpretazione che stiamo facendo, ma l'interpretazione riguarda appunto questa osservazione che si fece prima sui vapori di questo fiumicello sui cui bordi cammineranno adesso Dante e Virgilio, perché il vapore emanato da questo fiumicello spegne le falde di fuoco che cadono. Cioè, perché dico questo? Perché adesso che sappiamo che questo fiumicello è fatto di lacrime e che queste lacrime per i dannati sono punizione, diventano fiume di sangue bollente, per esempio, per un'anima come Dante, che è destinata alla salvezza e quindi il viaggio è un viatico al perdono, le lacrime sono invece una possibilità di salvezza. Quindi si vede in questo racconto di Virgilio indirettamente la doppia natura del pianto. Da una parte il pianto sterile dei dannati che soffrono eternamente, il cui pianto non ha alcuna possibilità di remissione, e d'altra parte il carattere fruttifero del pianto di pentimento, che è un pianto il cui vapore appunto permette che Dante possa attraversare l'inferno per poi salvarsi. In effetti, non so se ricordate che Virgilio nella selva propone a Dante il viaggio dopo che lo vede lacrimare. Dante chiaramente piange nella selva perché è spaventato, angosciato, piangerà di nuovo prima di accedere al vero paradiso, quando incontrerà Beatrice, dovrà versare ancora più lacrime, perché le lacrime sincere di pentimento sono appunto un passaggio alla salvezza. Bene, poi se volete torniamo un attimo su questo. Allora, al verso 121 Dante, come il suo solito, chiede dei chiarimenti su questo che gli ha appena detto Virgilio. Ed io a lui: se il presente rigagno si deriva così dal nostro mondo, perché ci appar pura questo vivagno? Cioè domanda Dante, se, come tu mi stai dicendo, domanda a Virgilio, questo fiumicello, questo rigagno deriva così, cioè cade dal nostro mondo, perché ci appare solo in questo bordo, in questo cerchio? E allora al verso 124 risponde Virgilio: ed elli a me, tu sai che il loco è tondo. Cioè, tu sai che i cerchi sono rotondi e tutto che tu sia venuto molto, cioè nonostante tu abbia camminato molto, pur a sinistra, sempre andando verso sinistra, giù calando al fondo, scendendo verso il fondo, non sei ancora per tutto il cerchio volto
cioè non hai percorso tutto il cerchio in ogni cerchio che hai attraversato, perché se cosa ne apparisce 9, perciò se ci appare qualcosa di nuovo, non dea dur maraviglia al tuo volto. Questo non deve dipingere di meraviglia, di stupore il tuo volto. Che cosa sta dicendo Virgilio? Una cosa importante anche per generalizzare. Sta dicendo tu non stai vedendo tutto. Non credere che hai visto in un modo esauriente l'inferno. Noi attraversiamo nelle parti, insomma, che riusciamo a vedere in questo breve viaggio. Più avanti in paradiso Dante saprà che di ogni cerchio dell'inferno, di ogni cornice del purgatorio, di ogni cielo, lui vede solo le parti, i personaggi che deve provvidenzialmente vedere per rendere efficace il suo messaggio di rinnovamento morale nella commedia. Per ora viene a sapere che lui non sta vedendo tutto quello che c'è nell'inferno, ma solo una parte, chiaramente. E adesso Dante domanda un'altra cosa, al verso 130, e io ancora, maestro, ove si trova Flegeton Teletè? Che dell'un taci e l'altro di che si fa desta piova. Allora, Dante domanda dove sono Flegetonte e Leteo, fiumi che Dante legge come al solito nel libro sesto dell'Eneide, già che di uno taci, perché effettivamente il Letè, Virgilio non l'ha nominato come quei fiumi che si sono formati con le lacrime del veglio di Creta, e dell'altro, cioè Flegetonte, dici che si fa con questa pioggia. Vi ricordate che Flegetonte era appunto uno dei tre fiumi che aveva nominato Virgilio nel verso 116. E allora Virgilio, con il suo solito metodo che rende autonomo Dante, non gli risolve tutto, ma gli dice quello di cui Dante ha bisogno affinché anche lui lavori. E al verso 133, prima di dirgli lavora un po' da solo, gli dice gentilmente: in tutte tue questioni certo mi piaci, cioè mi è piacevole che tu faccia domande, ma, rispose, ma il bollor dell'acqua rossa doveva ben solver l'una che tu faci, ma il bollore dell'acqua rossa, che è, vi ricordate, il fiume, non solo che stanno vedendo adesso come cala nel prossimo cerchio, ma anche è quello dove Dante e Virgilio hanno visto sommersi fino a diverse parti del corpo omicidi e predoni, quindi i violenti contro il prossimo. C'è il bollore, il fatto che l'acqua rossa, cioè il sangue, fosse bollente, doveva risolvere una delle domande che mi fai. Quello che sta dicendo Virgilio è: avresti dovuto capire che se nell'Eneide, nel libro che io ho scritto, dice Virgilio, che tu nel primo canto dell'inferno mi hai detto che sai a memoria, che frequenti da anni, non ti ricordi, sta suggerendo Virgilio, che nell'Eneide io dissi che Flegetonte era un fiume di fuoco? Beh, il bollore ti poteva permettere di capire che il fiume di sangue bollente è il Flegetonte, quindi che i tre fiumi che io ho nominato nel verso 116 sono Acheronte, Stige e Flegetonte, i tre fiumi che hai già visto. E quindi non glielo dice, fa sì che Dante se ne accorga da solo, e al verso 136 passa a parlare dell'Etè. Le te vedrai, ma fuori di questa fossa dove vanno le anime a lavarsi quando la colpa pentuta è rimossa. Allora, il le te sì, lo vedrai dopo, perché il Flegetonte l'hai già visto anche se non l'hai riconosciuto con questo nome, ma fuori dall'inferno, fuori da questa fossa, dove? In purgatorio, cioè laddove le anime vanno a lavarsi una volta che la colpa
di cui si sono pentiti è stata cancellata. Quindi una volta che le anime arrivano alla fine del purgatorio, dopo aver cancellato tutta la colpa che il pentimento gli ha permesso di purgare, quindi arrivati al paradiso terrestre, lì c'è il Leteo, il fiume dell'oblio. E quindi quello che sta anticipando Virgilio, ma diciamo basandosi su una conoscenza antica, è che le colpe potranno essere dimenticate attraverso appunto il bere di questo, da questo fiume Leteo, solo dopo che il debito con Dio è stato pagato. E infatti quando arriveremo all'Eden nella lettura vedremo che lì, oltre all'Eteo, c'è anche un altro fiume, l'Eunoe, che è d'invenzione invece dantesca, attraverso le cui acque si riacquista la memoria delle buone azioni. Per cui Dante, insomma, adatta il mito pagano, intanto, limitando la portata della dimenticanza dell'Eteo, che non cancella tutta la memoria della vita, bensì solo i peccati, la memoria dei peccati. Mentre invece l'Eunoe fortifica la memoria delle buone azioni. Bere da questi due fiumi edenici è l'ultimo dei rituali cui sono sottoposti tutte le anime destinate alla salvezza, e quindi dopo aver purgato ogni disposizione verso i sette peccati capitali, il che può durare molti secoli, arrivati all'Eden, cancellano la memoria di queste colpe che sono già state purgate, ricordano tutte le buone opere che hanno fatto, in questa condizione invidiabile di memorie solo belle, volano in paradiso. Va bene? Quindi è interessante che Dante come scrittore, proprio in mezzo a un discorso che riguarda il pianto, questo pianto che forma il fiume dell'inferno, i fiumi dell'inferno che sono solo uno, metta in bocca di Virgilio anche, a proposito di una sua domanda di personaggio, il ricordo dell'Eteo cui si arriva solo attraverso il buon pianto in vita, che è il pianto di pentimento che apre alla salvezza. Allora, dopo aver spiegato tutto questo, al verso 139, poi disse: ormai è tempo da scostarsi dal bosco, ormai bisogna andare fuori dal bosco, fa che di retro a me vegne, cioè vieni dietro di me, chiaramente questo margine del fiumicello, questo di pietra, è stretto, per cui debbono camminare a fila indiana, Virgilio davanti e Dante dietro, i margini fan via che non sono arsi e sopra loro ogni vapor si spegne, cioè i margini faranno via, come Dante aveva previsto effettivamente, già che non sono ardenti come invece la sabbia, e sopra di loro si spegne ogni vapore di fuoco che cade. E quindi, in salvo dall'arsura dei piedi e dall'arsura della pioggia di fuoco, i pellegrini cominciano ad attraversare il sabbione dei violenti contro Dio. Volete fare qualche domanda prima che rileggiamo tutto di seguito? In caso vogliate parlare potete aprire i microfoni. Allora, Claudia, sono Regina. Io pensavo all'interpretazione di Daniele riguardo la Bibbia, quando parla di questo vecchio che rappresenta la statua, no? Che la testa era il mondo di Nabucodonosor. Certo. Dopo le braccia rappresentavano l'impero dei Medos Persiani e poi il torace, credo, di Rame era l'impero romano, che tutti vanno cadendo. Poi le grandi guerre, finalmente arrivare ai piedi, che sarebbe già
il nostro mondo moderno, diciamo, che si sta sciogliendo fino alla venuta di Cristo. Questa è un'interpretazione che danno di Daniele nella Bibbia. Sì, ci sono effettivamente, come ho detto prima, c'era un'interpretazione antica e poi durante il cristianesimo si sono, insomma, variamente aggiunte altre interpretazioni che vanno attribuendo ogni parte del corpo a ogni periodo della, della civiltà. Sì. Non è facilissimo sapere quali o quale di queste interpretazioni accoglie Dante, anche perché io non sono scesa nei particolari, ma lui non rispetta tutti i materiali che appaiono nella statua del sogno di Daniele, è il sogno di Nabucodonosor che interpreta Daniele. E quindi si sono scritte tantissime cose su questi cambiamenti che imprime Dante, su di io vi ho dato solo l'interpretazione oggi più insomma accettata dalla critica, ma ce ne sono effettivamente altre. Perciò vi invito semmai a leggere tutte le note, beh, o le note dei commenti più importanti, magari del Novecento, quei commenti che riprendono anche le interpretazioni degli antichi, come per esempio l'edizione di Chiavacci Leonardi, che avete anche sulla pagina della Dartmouth. Vi scrivo qui un attimo sulla chat. Vi approfitto, visto che avremo 4 settimane di vacanze, approfitto per consigliarvi i commenti che potete consultare da soli, quelli insomma più tradizionali, alcuni dei quali chiaramente sono quelli che avete voi. Ho scritto, scusate, l'ho inviato a una persona sola, perché mi aveva scritto, oddio no. Un attimo, perché altrimenti arriva di nuovo solo questa persona. Ecco, i commenti di Sapegno, di Bosco e di Reggio e di Chiavacci Leonardi sono quelli, vabbè, i primi due molto tradizionali, molto usati anche al liceo in Italia, quello di Chiavacci Leonardi più nuovo degli altri due, anzi sono stati scritti in ordine storico, e fino a Chiavacci Leonardi arrivano quelli del progetto Dante, Dartmouth Project, credo che la pagina sia questa, dantedartmouth.edu se non sbaglio, o qualcosa di simile se mettete su un motore di ricerca. Certo, potete leggere tutti, lì ci sono tutti i commenti antichi e molti dei moderni, ma quelli del Novecento più prestigiosi, insomma, sono questi. E lì vedrete tutte le interpretazioni di cui è stato oggetto il Veglio di Creta. Grazie, Claudia. Prego. Qualcuno mi dice se puoi ripetere il pianto, la spiegazione del pianto. Allora, sì, quello che ho voluto dire è che in questo canto l'argomento del pianto è molto tematizzato, perché intanto veniamo a sapere che i fiumi che Dante ha visto sono fatti da pianto, cioè sono le lacrime che versa l'umanità, quelle che formano questi fiumi che nella stragrande maggioranza, tranne che per Acheronte, no? Perché l'Acheronte non sembra di essere un fiume che punisce le anime, bensì il limite tra l'antinferno e quindi il nostro mondo e l'inferno vero e proprio. Ma gli altri tre, che nomina Virgilio,
la palude stigia, flegetonte e cocito sono strumenti della giustizia divina, quindi sono punizione. E quindi quello che mi sembra interessante è che si stabilisce una sorta di contiguità tra la sofferenza nel mondo, che è simboleggiata dalle lacrime del veglio di Creta, che è una sofferenza causata dal peccato. Prima, perché per Dante chiaramente il peccato e la sofferenza vanno insieme. Se noi vediamo com'è caratterizzata la selva oscura del proprio peccato, come angoscia, paura, e come invece il monte illuminato rappresenta la virtù, e da quel che dice Virgilio, il dilettoso monte, principio e cagion di tutta gioia, per capire questo discorso che stiamo facendo è necessario ricordare l'identità che c'è nella concezione dantesca tra una vita peccaminosa e il dolore, e una vita virtuosa e l'allegria. E infatti è un rapporto tradizionale, già in Aristotele, non è un'invenzione dantesca. Quindi quello che sto dicendo è che, secondo quello che spiega Virgilio qua, le lacrime dell'umanità sono prodotte dal peccato, e perciò la sola parte della statua che non è, diciamo, franata, che non è attraversata da questa fessura, è quella di oro che corrisponde all'Eden, quindi che in parallelo è analoga all'età dell'oro, che non a caso viene nominata da Virgilio nella spiegazione all'inizio, dove non c'è dolore perché non c'era peccato, va bene? E quindi il peccato genera pianto, e questo pianto diventa nell'inframondo punizione per quel peccato che genera pianto, e quindi nuovo dolore per punire il peccato che con dolore verso le lacrime, di cui è fatta la punizione di molti dannati. E d'altra parte, nello stesso episodio, non credo casualmente, si ricorda il carattere fertile del pianto, sia attraverso gli ultimi versi, dove Virgilio, per riferirsi all'Eteo, nel verso 138 parla della colpa pentuta. Il pentimento, infatti, è qualcosa che si fa col pianto, e che sembrerebbe di essere anche alluso in questo fatto che il vapore del pianto che ha formato questo ruscello rosso spegne la punizione, affinché Dante, che eccezionalmente sta percorrendo quel sabbione, non essendo destinato alla dannazione, bensì alla salvezza, viene esento dalla punizione, come se il pianto di quelli che si salveranno salvasse in forma di vapore questo, diciamo, veicolo verso la salvezza. Non so se è più chiaro o più scuro. Qualcuno mi domanda, intanto, mentre voi pensate a come chiedere di nuovo, qualcuno mi domanda, i tre fiumi sono Flegeton? No, allora, i fiumi sono, e ce li avete tutti e tre, al verso 116, se non sbaglio era il 116. Acheronte, Stige, Flegetonte. Questi sono i tre fiumi che Dante e Virgilio hanno già visto. Poi Virgilio nomina Cocito e dice a Dante: non ti racconto com'è, perché lo vedremo più avanti. Siccome lo vedrai, non te lo spoileo, va bene? E poi viene nominato anche il Leteo, perché Dante domanda: dov'è il Leteo? Va bene? E Virgilio spiega, in opposizione con, diciamo, la concezione pagana, che il Leteo non è nell'inframondo come gli altri, bensì nel purgatorio, nell'Eden.
e che quindi godranno di questa bibita delle acque dell'Eteo solo coloro che hanno pianto in vita pentendosi dei propri peccati. Quindi è un fiume che in qualche modo è opposto a questi, perché è un fiume della felicità, non della punizione, che si può, cui si può accedere grazie al pianto fertile del pentimento. A differenza dei fiumi che sono nell'inferno, che sono formate dal dolore del peccato di cui non ci si è pentiti, e che sono queste lacrime, a loro volta, punizione di quei peccati, che causano dolore all'umanità nel mondo e sono anche punizione di dolore nell'inferno. Perciò non mi sembra casuale che nello stesso episodio dove appare questo ci sia questa considerazione di Virgilio sull'adeguatezza della persistenza nel peccato in Capaneo come punizione di questo stesso atteggiamento. Cioè del fatto che continuare ad avere dentro di sé l'atteggiamento peccaminoso è in sé una punizione. È quello che Virgilio dice a Capaneo: tu continua a sfidare Giove, tanto non ti rendi conto che è Dio, che tu chiami Giove, quello che ti fa persistere per punirti. Allora, qualcuno mi dice: perché non identifica nessun violento contro Dio? Non ho capito la domanda. Allora, Mercedes, se ci sei, puoi aprire il microfono e domandarmi ad alta voce, in italiano o in spagnolo, come vuoi, ma non ho capito la tua domanda. Mercedes Valerga, credo. Perdón, no hablo italiano. No, porque no hay ningún nombre como en otros cantos que aparecen personajes históricos o personajes reales, quizá porque son pecados demasiado fuertes, pero no hay ningún, yo hubiera esperado que hubiera algún usurero famoso o algún violento contra Dios famoso, famoso en la época de Dante. Eso es todo. Allora, no, intanto un attimo. Dante qua prima ha dato uno sguardo d'insieme al sabbione e ha visto che ci sono tre tipi di peccatori. Sono tutti violenti contro Dio, ma c'è questa suddivisione interna tra blasfemi, sodomiti e usurai. Dopo aver visto questo, ha cominciato ad occuparsi solo dei blasfemi. I blasfemi sono violenti contro Dio. Capaneo è un personaggio storico ed è un personaggio famoso, non della propria epoca chiaramente, ma dall'epoca di Tebe. Ma è un blasfemo. Se avete pazienza, dopo le vacanze d'inverno vedremo sodomiti e usurai famosi, perché Dante a quest'ultimo girone del settimo cerchio dedica 3 canti e mezzo. E quindi fino al canto 17 continueremo a parlare di questo terzo girone. Va bene? E quindi appariranno questi personaggi. E Anna domanda: non mi è rimasto chiaro quello dei vapori. Si formano dal pianto? Sì, certo, perché quello che c'è scritto, io sto facendo un'inferenza perché conosciamo tutti il ciclo dell'acqua, no? Quello che Virgilio dice esplicitamente è che questo ruscello che stanno vedendo adesso, e non casualmente lo definisce come i cui vapori spengono le fiamme, è la cosa più notevole che tu hai visto finora. Quindi c'è già un primo riferimento al fatto che quel ruscello emana dei vapori che proteggeranno Dante Virgilio dalla pioggia di fuoco.
Poi, dopo tutta la spiegazione, noi veniamo a sapere che quel ruscello, come tutti gli altri fiumi dell'inferno, sono fatti da lacrime. I vapori chiaramente, certo, è lo stesso materiale, la stessa acqua, in questo caso sangue, che si evapora, no? E allora veniamo a sapere che quello che protegge Dante per passarci proviene anche questo dalle lacrime. Non so se ora si capisce, Anna. Sì? Sì, sì, perché siccome diceva lì dei vapori, no, e che si sentivano, non mi era troppo chiaro quello del... Sì, quello che può creare difficoltà è che in quel verso, aspettate che lo cerco, quando Virgilio ne parla per la prima volta, se non sbaglio è l'80... Il verso 90, no? Lì Virgilio si riferisce per la prima volta, no? Quando dice questo fiume è la cosa più notevole che tu hai visto e dice che sovra sé tutte fiammelle ammorta. Lì dice che ammazza le fiamme, non dice che sono i vapori. Poi si capisce più avanti che quando propone a Dante di passare proprio su questo margine. Sì, lì più che altro diceva dei vapori. Quando, sì, un attimo, alla fine perché, che camminavano. Sì, ma sono due menzioni ai vapori che possono confondervi, perciò volevo cercarlo di nuovo. Quando ecco, ma mi sto perdendo uno. Ecco, gli ultimi versi appunto, quando dici i margini fan via, che non sono arsi, questo è importante, non ardono, come invece la sabbia, che è ardente. E noi sappiamo da prima che la sabbia è ardente perché cadono le falde di fuoco, no? E quindi dice, e sopra loro ogni vapor si spegne. Qui la parola vapore è usata come fuoco, non come io uso vapore. Ah, ok. Più avanti nel canto quindicesimo si capisce che è proprio il vapore umido che fa sì che si spengano le fiamme di fuoco, ma lo si dice esplicitamente nel prossimo canto. Io lo sto anticipando adesso perché non si parla più di pianto, ma quando uno unisce tutte le informazioni che ci sono su questo terzo girone del settimo cerchio, che è solo nel canto 17, se uno ha una visione d'insieme di questo girone, di tutti i violenti contro Dio, beh, lì uno può fare delle inferenze che riguardano anche i canti precedenti. Bene, grazie. Bene. Prego, vediamo se qualcuno ha scritto qualcos'altro. Qualcuno ringrazia me, ringrazia l'istituto, io ringrazio voi, ringrazio l'istituto. E qualcuno mi domanda come le lacrime diventano sangue, questo non si dice, questo non si sa. La giustizia divina del resto ha un'organizzazione che sfugge alla nostra possibilità di comprensione. Io sapete che sono del parere che le cose di cui non si parla nella commedia preferisco non occuparmi, almeno in sede accademica, no? Perché poi uno, il libro è così pieno di suggerimenti che uno non può smettere di pensare a certe cose, ma come problemi critici da trattare, credo sia salutare e limitarsi a quello che appare nella commedia, perché come diciamo sempre, ci sono già tanti problemi che ci sono nella commedia. Quelli di cui Dante non parla è del tutto utopico cercare di darci una risposta. Allora, se non avete più domande, rileggiamo il canto e ci salutiamo fino al mese prossimo. Avete altre domande? Siete così in tanti che non riesco a vedere.
Bene, allora prima di leggere, così ce ne andiamo con le parole di Dante, vi ringrazio della fedeltà, della compagnia in questa prima parte dell'anno. Credo che siamo riusciti, nonostante le condizioni in cui ci troviamo, a comunque condividere questa gioia di leggere il poema. Non è lo stesso che leggere ovviamente nella nostra cara sala dell'istituto. Speriamo di tornarci quando si potrà. Intanto restiamo a casa e leggiamo Dante. Poiché la carità del natio loco mi strinse, raunai le fronde sparte e rendelle a colui che era già fioco. Indi venimmo al fine, ove si parte lo secondo giron dal terzo, e dove si vede di giustizia orribil arte. A ben manifestar le cose nove, dico che arrivammo ad una landa che dal suo letto ogni pianta rimuove. La dolorosa selva le ghirlanda intorno come il fosso tristo ad essa, qui vi fermammo i passi, a randa randa. Lo spazio era un'arena arida e spessa, non d'altra foggia fatta che colei che fu dai piedi Caton già soppressa. O vendetta di Dio, quanto tu dei esser temuta da ciascun che legge ciò che fu manifesto agli occhi miei. D'anime nude vidi molte gregge che piangean tutte assai miseramente e parea posta a loro diversa legge. Supingia gea in terra alcuna gente. Alcuna si sedea tutta raccolta e altra andava continuamente. Quella che giri intorno era più molta e quella men che giacea al tormento, ma più al duolo avea la lingua sciolta. Soprattutto il sabbion d'un cader lento piovean di fuoco dilatate falde come di neve in alpe senza vento. Quali Alessandro in quelle parti calde d'India vide sopra il suo scuolo fiamme caderi fino a terra salde, perché provvide a scalpitar lo suolo con le sue schiere a ciò che lo vapore mai si stingueva mentre che era solo, tale scendeva l'eternare ardore onde la rena s'accendea com'esca sotto focile a doppiar lo dolore. Senza riposo mai era la tresca delle misere mani, or quindi or quinci, scotendo da sé l'arsura fresca. I cominciai, maestro, tu che vinci tutte le cose fuor che i demon duri che all'intrar della porta incontro uscinci, chi è quel grande che non par che curi lo incendio e giace dispettoso e torto, sicché la pioggia non par che il marturi? E quel medesimo che si fu accorto ch'io domandava il mio duca di lui, gridò, qual io fui vivo tal son morto? Se Giove stanchi il suo fabbro da cui crucciato prese la folgore aguta onde l'ultimo dì percosso fui, o se li stanchi gli altri ammuta muti il mongivello alla focina negra, chiamando buon vulcano, aiuta, aiuta, siccome il fece alla pugna di flegra, e messa etti con tutta sua forza, non ne potrebbe aver vendetta allegra. Allora il duca mio parlò di forza tanto ch'io non l'avea sì forte udito. O Capaneo, in ciò che non s'ammorza la tua superbia, se tu più punito, nullo martiro, forché la tua rabbia sarebbe al tuo furor dolor compito. Poi si rivolse a me con miglior labbia, dicendo, quei fiumun dei sette reggi che assì s'ertede, ed ebbe par che li abbia di in disdegno e poco par che il pregi. Ma come io dissi lui, i suoi dispetti sono al suo petto assai debiti fregi. Or mi vien dietro e guarda che non metti ancor li piedi nell'arena arsiccia, ma sempre al bosco tien li piedi stretti. Tacendo divenimmo la vespiccia fuor della selva un picciol fiumicello, lo cui rossore ancor mi raccapriccia. Quale del bulicame esce ruscello che parton poi tra lor le peccatrici, tal per l'arena giù s'ingiva quello. Lo fondo suo e ambo le pendici fatte in pietra, i margini dal lato, perch'io m'accorsi che il passo era lici.
tra tutto l'altro chi t'ho dimostrato, poscia che noi entrammo per la porta lo cui sogliare nessuno è negato, cosa non fu dagli tuoi occhi scorta notabile come il presente rio che sovra sé tutte le fiammelle ammorta. Quelle parole fuor del lugamino, perché io il pregai che mi largissi il pasto di cui largito mi avei disio. In mezzo mar siede un paese guasto, diselle allora, che s'appella Creta, sotto il cui regge fu già il mondo casto. Una montagna vecchia già fu lieta d'acque di fronde che si chiamò Ida, pure diserta, come cosa vieta. Rea la scelse già per cuna fida del suo figliolo e per celarlo meglio quando piangea vi facea far le grida. Dentro dal monte sta dritto un gran veglio che tien volte le spalle in verdammiata e Roma guarda come suo spegno. La sua testa è di fino oro formata e puro argento son le braccia e il petto, poi è di rame fino alla forcata. Da indi in giuso è tutto ferro eletto, salvo che il destro piede terra corta e sta in su un quel più che in sull'altro eretto. Ciascuna parte fuor che l'oro è rotta d'una fessura che lacrime goccia, le quali accolte foran quella grotta. Lor corso in questa valle si diroccia, fanno acheronte stige fregge tonta, poi sen van giù per questa stretta doccia, infin là ove più non si dismonta fanno cocito, e qual sia quello stagno tu lo vedrai, però qui non si conta. E io a lui, se il presente rigagno si deriva così dal nostro mondo, perché ci appar pura questo vivagno? Ed egli a me, tu sai che il loco è tondo, e tutto che tu sia venuto molto pura sinistra, giù calando al fondo, non sei ancor per tutto il cerchio volto, perché se cosa n'apparisce nuova, non dè a dur maraviglia il tuo volto. E io ancor, maestro, ove si trova Flegetonte e te, che dell'un taci e l'altro di che si fa desta piova? In tutte tue question certo mi piaci, rispose, ma il bollor dell'acqua rossa dovea ben solvar l'una che tu faci. Le te vedrai, ma fuor di questa fossa, la dove vanno l'anime a lavarsi quando la colpa pentuta è rimossa. Poi disse, ormai è tempo da spostarsi dal bosco, fa che di retro a me venni. Gli margini fan via che non sonarsi e sopra loro ogni vapor si spegne. Grazie, ci vediamo allora ad agosto. Buone vacanze. Grazie.